da TikTok, Bananozza 89, nickname da fascia protetta, Sainz maggiore di Leclerc attualmente. Eccoci qua. Buon anno a tutti, bentornati su Storie di F1, il primo video del 2024. Qualche giorno fa vi ho chiesto su Instagram e su TikTok di sparare qualche unpopular opinion e vi ho detto che ne avrei selezionate 10 per un video su YouTube, che è proprio questo qui. 10 più una, perché in un commento ce n'erano due, mi piacevano entrambe, le volevo mettere entrambe. Per cui 10 più una unpopular opinion dei miei followers sulla Formula 1. Signore e signori, è arrivato il momento di scaldare i motori. Siete su Storie di F1. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, di seguire Storie di F1 su tutti i social. Da Instagram, Lollipop00918 ci dice: Albon è più talentuoso di Leclerc. Non mi sento assolutamente di dire una cosa del genere, non sono d'accordo. Charles è un talento fuori dal comune, Albon è rinato con il progetto Williams, con l'avventura in Williams. In Red Bull, quando è stato in un top team, ha faticato parecchio. Poi possiamo tirare fuori tutti i complotti che volete, che Red Bull si concentra su Max, che fa la vettura su di lui, però l'esperienza in Red Bull di Alex Albon non è stata molto positiva. Ed era considerato anche un pilota di basso livello. Il pubblico tende molto ad andare dove tira il vento, questo succede con Albon, ma succede anche con tanti altri piloti. Adesso in Williams sta facendo bene, tutti lo elogiano. Alcuni lo vorrebbero, anzi parecchi lo vorrebbero in Ferrari al posto di Sainz. Tra le unpopular che mi sono arrivate c'è anche chi lo considera un pilota da titolo mondiale. Questo mi sembra un tantino eccessivo. Alex Albon, secondo la mia opinione, è un buonissimo pilota, ma vincere un titolo mondiale non ce lo vedo e non è assolutamente più talentuoso, più forte di Charles Leclerc. Allegra, direttamente da TikTok, è la ragazza che ci ha messo due unpopular in un solo commento e ho voluto metterle entrambe. Adesso ve le leggo. Numero 1. Fernando Alonso è troppo sopravvalutato. Dovrebbe lasciare il posto ad un pilota più performante come Albon. 2. I piloti dell'Alfa Romeo fanno pena e corrono solo per i soldi. Allora, ragazzi, ho voluto mettere subito dopo quella di Allegra perché viene nominato sempre Alex Albon, che è il pilota di cui abbiamo parlato nella prima Unpopular Opinion. Ora, Allegra, non so tu che stagione abbia visto nel 2023, ma se Albon è stato più performante di Fernando Alonso, mi sa che abbiamo visto due stagioni diverse. Non per sminuire Albon, la sua stagione è stata strepitosa, ha fatto un lavoro eccezionale, però come dicevo prima non lo ritengo a livello di altri piloti. Alonso poi poco performante? È tornato ad ottimi livelli dopo tanti anni grazie ad una buona Aston Martin, quarto nel mondiale piloti e dopo i due Red Bull è il pilota che ha conquistato più podi in questa stagione. 8. Poi sul discorso di farsi da parte, al di là di tutto, al di là dell'opinione che si possa avere su Fernando Alonso, forse un pochino ti do ragione. Per carità, massimo rispetto per il pilota e per il campione, però io sono dell'opinione che bisogna fare spazio ai giovani. Sono 3 anni che il vincitore della Formula 2 non esordisce subito in Formula 1. Addirittura gli ultimi due non hanno ancora avuto l'occasione per esordire. Drugovic, che sarà la sua seconda stagione da terzo pilota, e Porsche, che non esordirà nel 2024. E a proposito di Drugovic, tra poco parleremo anche di lui. Motivo per cui, dopo il 2025, spero che un pilota come Lewis Hamilton non rinnovi spazio ai giovani. Tutto il rispetto per Lewis, 7 volte campione del mondo, che cosa gli vogliamo dire? Però mi piacerebbe vedere che ai giovani venga concesso più spazio. Quella di Alonso per Aston Martin è una scelta che comunque non faccio fatica a comprendere, anzi tutto il contrario. Fernando Alonso porta decisamente più entrate economiche alla scuderia, porta degli sponsor che pagano decisamente di più. Per quanto riguarda i due piloti Sauber, perché adesso si chiama Sauber, partendo da Guanyu Zhou, il cinese è un pilota che ha disputato solamente 2 stagioni in Formula 1, a mio avviso anche abbastanza discrete, considerando come è arrivato in Formula 1, con l'etichetta di raccomandato e di scarsone. Comunque si è dimostrato forse un pochino più forte di quello che è, però effettivamente va detto che gli manca la scintilla, gli manca quel qualcosa in più.
Secondo me la sua carriera in Formula 1 sarà breve e anche abbastanza anonima, quindi su di lui ti potrei anche dare ragione. Su Bottas no, non sono d'accordo. Lui, come anche Guanyu Zhou, per carità, paga sicuramente le pessime prestazioni di una vettura che da metà 2022 non è più performante, non è particolarmente performante, complice forse anche il calo della Ferrari. Sicuramente prima era più in forma. Nel periodo Williams e nel periodo Mercedes è stato davvero un ottimo pilota, ottenendo anche dei bei risultati, 10 vittorie, 67 podi. Ok che la Mercedes in quel periodo era un aereo, però il posto se l'è guadagnato nella scuderia tedesca e la vettura, a mio avviso, la portava abbastanza bene. Unpopular opinion numero 3. Briziofa07 da Instagram ci dice: Drugovic non andrà mai in Formula 1. Ecco, appunto, avevo detto che avremmo parlato di Felipe Drugovic ed eccoci qui. Io sono d'accordo con Brizio, temo che Felipe non esordirà mai in Formula 1. Quella del 2024 sarà la seconda stagione da terzo pilota Aston Martin. Il fatto è, al posto di chi potrebbe subentrare in questo momento Felipe Drugovic? Di nessuno dei due piloti Aston Martin. Torno sul discorso di prima. Fernando Alonso è una scelta che comunque comprendo da parte della scuderia, perché porta decisamente più entrate economiche grazie agli sponsor. Al posto di Stroll non dovrei nemmeno spiegarlo, finché c'è Paparino che gli conserva il posto, Lance Stroll continuerà ad essere un pilota di Formula 1. Anche se fossi Lawrence, papà Lawrence, inizierei a guardarmi un pochino intorno. Perché se Aston Martin diventa seriamente più competitiva nei prossimi anni, io credo che Lance Stroll possa essere una vera e propria zavorra, possa essere un peso e possa portare meno punti rispetto a quanti ne possano portare altri piloti. Se per caso Drugovic dovesse ricevere una proposta, un contratto da pilota ufficiale di un team di Formula 1 qualsiasi, io accetterei all'istante, non ci penserei un attimo. Poco fa abbiamo nominato Lance Stroll e su Lance Stroll abbiamo l'unpopular opinion numero 4. Da TikTok JoviPass06 ci dice: se messo in condizione, Lance Stroll con una buona macchina lotterebbe per il mondiale. Ora, assolutamente non sono d'accordo. Per carità, ho visto di peggio in Formula 1 di Lance Stroll, ma dire che possa vincere un titolo mondiale, decisamente no. Posso passare su chi pensa che non sia un pilota così scarso come parecchi credono. Io per esempio lo ritengo un pilota di bassissimo livello, qualcuno invece ritiene che in realtà sia molto più forte di quello che sembri, però dire che è un pilota da titolo mi sembra un tantino eccessivo. Per farvi capire, personalmente parlando, anche con la Red Bull del 2023, al posto di Verstappen, onestamente faccio davvero fatica a vederlo in cima alla classifica. Ma davvero tanta fatica. Forse quest'anno poteva fare anche un pochino di più. È partito bene, ha continuato malissimo e si è ripreso nel finale di stagione. Girava voce nelle ultime gare della stagione 2023 che papà Lawrence avesse intenzione di vendere la scuderia. Nulla di ufficiale, erano solamente voci di corridoio, però magari, chissà, queste voci, questo pensiero del padre, questa idea che ha accarezzato magari la mente di papà Lawrence, potrebbe averlo fatto svegliare un attimino. Magari avrà pensato: se arriva una nuova proprietà e le mie prestazioni sono pessime, potrebbero decidere di non tenermi, quindi devo far vedere ad un'eventuale nuova proprietà che il sedile me lo merito. Però ecco, se così fosse vuol dire che sei come il classico studente intelligente che non si applica, che non fa nulla per tutto l'anno e poi a maggio si mette a lavorare sodo. NCS, non ci siamo. Andiamo alla numero 5, all'unpopular opinion numero 5, da TikTok Bananozza89, nickname da fascia protetta, Sainz maggiore di Leclerc attualmente. Probabilmente su loro due potremmo scriverci un libro. Ora, questa qui non è tanto unpopular, c'è in realtà tanta gente che la pensa, ma c'è anche tanta gente che ovviamente pensa il contrario. Però credo che ci sia più gente che pensi che Leclerc sia più forte di Sainz, quindi ci può stare come unpopular opinion. Ora, la stagione 2023, vuoi o non vuoi, per un motivo o per l'altro,
li ha visti alla pari, secondo me. Ok? Leclerc comunque ha finito avanti di qualche punto, ha terminato davanti a Sainz di qualche punto. Sainz paga un brutto finale di stagione, complice anche un po' di sfortuna, ci sono stati un paio di episodi, Qatar e Las Vegas, dove ha perso dei punti importanti, però va detto anche che Leclerc la sfiga ce l'ha avuta anche lui nel corso di questa stagione, e neanche poca. E Leclerc, secondo me, è riuscito a terminare davanti perché in questo finale di stagione è stato molto più costante. Io ho sempre detto, anche in altri video, che Sainz possiede un paio di caratteristiche molto importanti in cui secondo me è meglio di Leclerc, che sono la lettura di gara, l'interpretazione della gara e il carattere. Anche se nel finale di questa stagione ho visto un Leclerc davvero tanto migliorato da questo punto di vista. Ma al di là di quello che possa essere il pensiero su queste caratteristiche o su altri aspetti, insomma, dei piloti, io credo che a livello di talento non ci siano dubbi su chi sia il più forte, e Charles è più forte di Sainz. Poi è ovvio, il talento da solo non basta, ci sono altri aspetti che vanno presi in considerazione e che sono fondamentali per la carriera di un pilota. Però su questi aspetti in cui, ripeto, secondo me Sainz è leggermente davanti, mi sembra che Leclerc ci stia lavorando, e che ci stia lavorando anche piuttosto bene. A Las Vegas, secondo me, su Perez ha fatto un lavoro eccezionale. Si teneva ad una certa distanza, quindi lo ha studiato per diversi giri. Tenendosi a una certa distanza ha dato l'illusione a Perez che lui non fosse in grado di passarlo, e invece all'ultimo giro, con una grande mossa, lo ha passato e si è preso la seconda posizione. Grande strategia da parte del monegasco. Secondo me i piloti entrambi dovrebbero imparare una cosa l'uno dall'altro. Leclerc da Sainz dovrebbe imparare ad essere più conservativo. In alcuni casi, per quanto possa dar fastidio l'idea, bisogna sapersi accontentare. Ora, sicuramente alcuni di voi diranno: Leclerc spinge tanto, va oltre il limite perché la vettura non è performante, lui cerca di andare oltre per poter ottenere il risultato migliore possibile. Ok, però in un momento in cui c'è una lotta per il titolo, vi posso assicurare, ragazzi, che ci sono momenti e momenti. Bisogna capire quando rischiare, quando la vettura te lo permette. E secondo me, nel finale di questa stagione, Charles è stato molto bravo a comprendere quanto poteva spingere per cercare la pole, per esempio nelle qualifiche. È stato, secondo me, molto più intelligente da questo punto di vista nel finale di stagione. Sainz, al contrario, dovrebbe imparare a rischiare un pochino di più. Delle volte è troppo conservativo, mi sembra che si accontenti un po' troppo, perché ci sono comunque dei momenti della stagione in cui si capisce, no? La vettura ti fa capire che è il momento di rischiare, è il momento di provare a prendersi quei 2-3 decimini in più, provare quella mossa un po' più azzardata per ottenere un risultato migliore, per ottenere dei punti in più. Quindi Sainz da Leclerc deve imparare che ogni tanto bisogna giocarsi il jolly, bisogna giocarsi la matta per cercare un risultato migliore. Per cui, secondo me, per quanto io possa rispettare, per quanto possa piacermi Carlos Sainz, soprattutto in alcuni aspetti del suo essere pilota, io dico no, Leclerc è più forte. Numero 6, sempre da TikTok, Mattia Casini ci dice: Liam Lawson meriterebbe un posto in Red Bull. Sì, ma no. Sì, perché ha fatto vedere delle cose davvero interessanti in quelle poche gare che ha disputato. No, per due motivi. Uno, proprio perché le gare che ha disputato sono troppo poche. Effettivamente ha disputato pochissime gare in Formula 1, non possiamo dare un giudizio effettivo su quello che è il pilota Liam Lawson. Sono veramente poche le gare che ha disputato. Nonostante abbia fatto bene, è presto per dire che sia un ottimo pilota. Poi io sono per la gavetta, ok? La gavetta nel senso 2-3 anni di esperienza in un team minore per poi passare in un top team, se ovviamente quel pilota se lo merita. Per cui piuttosto io lo farei esordire in Alfa Tauri, poi se dovesse rivelarsi un bel pilota, passarlo in Red Bull. Però al momento, anche per quanto riguarda l'esordio in Alfa Tauri, la vedo un po' difficile.
la scelta di Alfa Tauri su Ricciardo è stata più o meno la medesima della Aston Martin su Fernando Alonso. Daniel Ricciardo porta più sponsor, porta più soldi, sponsor che pagano di più, per cui è una scelta sensata, soprattutto perché nel corso della stagione 2023 ci è arrivata voce che la scuderia fosse anche in difficoltà economica, quindi in questo caso la scelta è ancora più sensata per la scuderia di Faenza. L'altro motivo per cui dico no a Liam Lawson in Red Bull è semplicemente Max Verstappen. Ragazzi, in questo momento mettere un qualsiasi pilota in Red Bull al fianco di Max Verstappen, giovane o esperto che sia, significa rovinargli la carriera. Siccome Liam Lawson è un pilota molto giovane e secondo me, mi sento di dire, mi sbilancio anche abbastanza promettente, assolutamente no. Non voglio che la sua carriera si rovini. Per cui metterlo in Red Bull per fare lo zerbino di Max, assolutamente no. La Red Bull, lo sappiamo, la scuderia anglo-austriaca sta assecondando Max in toto per qualsiasi cosa, e visti i risultati direi anche che fanno bene. Non c'è motivo per cui dovrebbero fare il contrario, non dovrebbero minimamente fare beneficenza per altri piloti in questo momento. Però proprio per questo motivo non vorrei vedere Lawson in Red Bull, altrimenti credo che possa rovinarsi la carriera, come è successo già ad altri piloti. Numero 7, nicomotori.f1 da Instagram ci dice: Jeddah è un circuito sottovalutato. Lo penso anch'io, è un circuito che mi piace parecchio, è piacevole anche giocarci, quando gioco a Formula 1 è davvero molto divertente guidare a Jeddah, ma ha un problema. Secondo me, e non solo secondo me, è molto pericoloso. È bello ma molto pericoloso. È uno dei motivi, credo, per cui tra qualche anno non sarà più in calendario. Jeddah sarà in calendario fino al 2027. Dal 2028 farà spazio al circuito di Qiddiya. Non so se la pronuncia è corretta, però credo di sì. Farà spazio al circuito di Qiddiya. Cos'è Qiddiya? È un progetto di una mega area di divertimento a Riyadh, sempre in Arabia Saudita, e in questa mega area di divertimento sarà presente anche un circuito di Formula 1, per cui dal 2028 ci sarà sempre il Gran Premio dell'Arabia Saudita, ma sarà su un altro circuito. Tutto qui. Numero 7, clemamente da Instagram: la stagione 2023 non è stata così male. Non è così unpopular forse, perché ho scoperto che parecchi la pensano in questo modo. Io no. Non sono d'accordo. Ragazzi, nulla da togliere alle lotte nelle retrovie, alle lotte per altre posizioni, che possono essere stata la seconda, la terza e tutto quello che volete. Però che gusto c'è se la lotta per il mondiale, quella che conta, praticamente non c'è? Per il titolo iridato è stato un mondiale a senso unico, e questo non può che farmi dire che questa stagione non è stata affatto divertente. Per carità, torno a ripetere, ci sono state delle belle lotte nelle retrovie per altre posizioni, la seconda, la terza, la quarta, quello che volete, il secondo posto nel mondiale costruttori, però non c'è stato nulla che mi abbia fatto saltare in piedi sul divano, citando Guido Meda, tranne in qualche rara occasione. Numero 9, prima ho sbagliato, non era la numero 7 ma era la numero 8. Numero 9, sempre da Instagram, Daniele Vitiello trattino basso ci dice: a pari auto Alonso batterebbe Hamilton. Non sono così sicuro di questo, ma non sono neanche sicuro del contrario. L'unico confronto che abbiamo fra i due a parità di vettura è quello del 2007, quando i due si scannavano in McLaren, ed è finito proprio in pareggio, hanno terminato a pari punti. La cosa dovrebbe andare in favore di Lewis, che all'epoca era un esordiente assoluto in Formula 1, era la sua prima stagione nella massima serie, mentre Fernando Alonso era un pilota affermato, era un bicampione del mondo. Però qualcuno dirà anche, giustamente, per par condicio, che Fernando aveva il box contro, la McLaren e Ron Dennis avevano individuato il loro preferito, che era Lewis Hamilton, avrebbero preferito una vittoria del titolo da parte del britannico. Ora, i due hanno avuto due carriere molto differenti, perché Lewis ha azzeccato le scelte, Fernando no. Nando, con vetture poco performanti, ha regalato delle prestazioni stupende, mostruose, ve lo posso assicurare, ma vi posso assicurare che anche Lewis non è stato da meno. Però
In una situazione come questa, con vetture poco performanti, Nando secondo me è andato decisamente meglio, soprattutto nel periodo in Ferrari. Io ritengo che Alonso, talentuosamente parlando, sia più forte di Lewis Hamilton. Però riprendo un attimino la frase che avevo detto anche prima, che il talento da solo non basta. Io credo che oltre alle scelte sbagliate, c'è una cosa in particolare che abbia fregato Fernando Alonso nel corso della sua carriera, che è il suo carattere. Alonso ha davvero un pessimo carattere. Hamilton, forse proprio in virtù dell'esperienza che ha avuto nel 2007 con Fernando Alonso, ha imparato a fare buon viso a cattivo gioco, ha imparato a suo modo a rispettare l'avversario, anche a fare un po' il paraculo con l'avversario e anche con i compagni di squadra. Fernando Alonso aveva un brutto carattere, oltre che con i suoi avversari, delle volte anche nei confronti della scuderia e nei confronti del compagno di squadra. Questo non va bene, perché alla lunga può rovinarti. Forse questo del carattere è uno dei motivi per cui Fernando non è riuscito più a trovare un sedile in un top team? Magari in una gara secca, in un confronto secco, così, Nando potrebbe prevalere. Però in un intero campionato non sono così sicuro che Lewis perderebbe. Ultima opinione impopolare, sempre da Instagram, ale-trocco con due O, ci dice Schumacher maggiore di Senna. Allora ragazzi, sono d'accordo, però c'è un però. È una cosa soggettiva e fare un confronto fra i due è abbastanza difficile. Avendo vissuto solamente Schumi tra i due, per me lui è il migliore, per me lui è il numero uno. Però ci sta anche che qualcuno preferisca Senna. Molto probabilmente persone più adulte di me, dell'età di mio padre per esempio, preferiscono Ayrton Senna perché hanno vissuto il periodo d'oro del brasiliano. Le epoche che abbiamo vissuto ci condizionano molto, è un po' come nel calcio. Un sessantenne vi dirà che il giocatore più forte della storia è Maradona, molto probabilmente. Mentre un ragazzo della mia età vi risponderà Messi o Cristiano Ronaldo. Quelli della generazione prima della mia vi risponderà Ronaldo il fenomeno. E ci sta. Per questo concludo in questo modo. Ognuno ha la sua opinione, popolare o impopolare che sia, l'importante è che venga rispettata. Poi, il fatto che non la pensiamo tutti allo stesso modo è bello, perché altrimenti non avremmo discussioni, ci annoieremmo. Per cui, se avete altre unpopular opinion, scrivetemele qui sotto nei commenti, che magari facciamo una parte 2, ok? Vi aspetto. Ciao!